Questa sera la grande musica sarà al servizio della solidarietà con l'evento Opera, il Don Giovanni di Mozart in forma di concerto diretto dal maestro Orre. L'evento, che ha una duplice finalità benefica, sarà trasmesso in diretta sull'Ira TV. Stasera al Teatro Municipale Giuseppe Verdi è di scena la solidarietà, una solidarietà che avrà le fattezze del Don Giovanni di Mozart, un Don Giovanni in forma di concerto per il quale il direttore Daniel Oren, il cast, l'orchestra ed il coro presteranno gratuitamente la loro opera, così come il Comune di Salerno che ha concesso gratis l'uso del massimo cittadino. L'incasso della serata organizzata dal Rotary, e qui è stato dato il titolo di Opera, per sintetizzare in un'unica parola la speranza, hope in inglese, e la lirica, opera appunto, sarà destinato ad un duplice intento solidale. In Honduras, molto importante per un ospedale di bambini, dove Honduras è un paese dove ci sono tante tante piogge, ma non c'è l'acqua potabile e i bambini Paradosso. non, paradosso, sì, grande paradosso, i bambini non hanno acqua potabile nell'ospedale e penso che una grande mitzvah, come si dice in ebraico, una grande buona azione. Noi ebrei dobbiamo fare più di 300 mitzvot, ma questa è un anche poche mitzvot sono importanti da fare e questa è una grande mitzvah per i bambini di Honduras e penso che anche per la comunità di Mariconda, una grande mitzvah dove c'è un grande prete, giovane, Natale, che sta cercando di portare questi ragazzi sulla strada buona e penso che li ha comprati anche, cioè, ho fatto comprare 100 biglietti Biglietti. per loro e questo mi emoziona moltissimo. Devo ringraziare moltissimo tutti, in particolare Francesco Dente, che è un po' l'organizzatore, l'ideatore di tutto questo progetto, Aurelio Dente, che è un grande amico e anche mi ha aiutato moltissimo a organizzare, a realizzare questo progetto, il nostro sindaco naturalmente, i sponsor tutti, l'orchestra che suona gratis naturalmente, il coro che canta gratis, i cantanti. Mozart stesso ha utilizzato nella prima sua solo giovanissimi, poteva scegliere della gente un po' più adulta. Invece ha usato dei giovanissimi di 20 anni, 24 anni, 22 anni, eccetera. E questo lo facciamo anche noi. E questi giovani sono giovani talenti, penso di grande levatura, che vengono gratis. Questo speciale Don Giovanni sarà trasmesso in diretta sull'Ira TV alle 21 e domani, domenica, in replica, sempre alle 21.